È stato il presidente del CONI Giovanni Malagò questa mattina a Chieti a tagliare il nastro del nuovo centro tecnico federale per l'inaugurazione della Casa della Pallamano. La struttura teatina del Pala Santa Filomena, dal dicembre scorso gestita dalla federazione, è stata presentata in via ufficiale per 1 a 2 giorni, che segnerà l'ideale avvio della stagione 2021-2022 della Pallamano. La Pallamano ha scelto Chieti, è vero, però mi sento di dire che Chieti ha voluto e l'Abruzzo ha voluto l'Abruzzo. Cioè, non è un caso che siamo qua, perché se andate a vedere le fotografie di questo impianto, di questa struttura, non 10 anni fa, ma pochi mesi fa, e quello che c'è oggi, vi rendete conto che la fiducia data da Chieti e dall'Abruzzo e la federazione sono stati molto ben ripagati, perché è impressionante in così poco tempo che cosa sono riusciti a realizzare. Direi che una di quelle scommesse assolutamente riuscite. Dopo 51 anni di storia abbiamo finalmente una casa, un centro tecnico federale che vuole essere sede tecnica per l'appunto delle attività federali, ma vorrà essere anche punto di riferimento nell'ambito di un progetto più ampio che stiamo portando avanti con le amministrazioni di sviluppo e di marketing territoriale. Quindi ci sentiamo veramente integrati in questa realtà di Chieti, ma non solo di Chieti, dell'area vasta Chieti-Pescara. Le manifestazioni che abbiamo realizzato all'inizio dell'estate hanno coinvolto tutta questa parte del territorio abruzzese, ma in futuro ancora di più, perché abbiamo anche da riportare agli antichi fasti la Coppa Interamni a Teramo e sicuramente sviluppare attività in zone dove la Pallamano c'è stata, ma purtroppo oggi tipo Vasto, purtroppo oggi non è più diciamo competitiva. Abbiamo fortemente voluto questa sinergia con la Federazione Italiana Gioco Handball, sia con l'affidamento della struttura alla federazione, sia con una serie di attività che abbiamo sinergicamente portato avanti. Penso a Campus Italia, che vedrà tanti giovani appunto atleti della pallamano prendervi parte, e soprattutto riteniamo, e peraltro già ne abbiamo avuto la riprova nel corso dei mesi scorsi, che questi importanti appuntamenti che vedranno la Nazionale Italiana di pallamano protagonista presso questa struttura porteranno un importante indotto alla nostra città, ed inoltre la struttura, che la potete vedere, è interamente riqualificata, e dunque siamo felici di poter dire che insieme alla Federazione Pallamano stiamo valorizzando un fiore all'occhiello della nostra città come è il Pala Santa Filomena.